Eccoci qua pedalando, siamo arrivati anche a questa ultima puntata della settimana, no? Nuova puntata. Ma ne fate puntata. Soltanto una o... Ne facciamo una e basta. E quindi è una unica. Settimana? Una e basta, è l'ultima della settimana. Ah, okay. Perché certo, è la prima. Se ci sono io come ospite dell'ultima, perdonami, ma io difendo il fatto che io non porti sfiga. È buona costumanza in ogni trasmissione televisiva, ricordiamoci siamo su Globus Television, presentare gli attori della serata, no? Li presentiamo? Oppure facciamo una cosa, non li presentiamo. Andiamo a braccio, vediamo se ci ricordiamo. E non solo, vediamo se ci ricordiamo chi siamo. No, vabbè, non siamo ancora così lontani con la Abbiamo fatto un giro obbligatorio di pillole prima. Enzo Stroscio, Renato Garbin e Valerio Capsoni per lo sport ciclismo. E abbiamo un ospite importante questa sera. Che ospite. Cicla e ci ricicla, perché ci sta riciclando. È una serata che ci ricicla col telefonino. Insomma, incontenibile. Attenzione alla cazziata online. Siamo cazziata live. E lui è live from Montineri. Buonasera. Perché tu vieni dalle montagne, no? Io sono a livello del mare. A livello del mare. È il cognome un po' che. Gianpaolo Montineri, detto il Monte. Il Monti Mare. Sì. Certo. Ho sfruttato la caduta del nostro governatore per agganciare il privilegio. Tanto io non ho fatto danni alla nazione fino ad oggi. Quindi mediaticamente. Però ti dico, all'inizio, quando ho lavorato su questo nickname, la gente mi guardava male. Il Monti non ti sembra Renato il cugino di Elton Jones? Sì, ma perché altro è un rocker di quelli tosti degli anni 70. Io invece pregherei la regia di rimandarci la sigla, perché siccome è la nuova sigla, vogliamo rivederla e poi commentarla, perché così è più bello. Va bene, ce la facciamo, vediamo se sono i nostri tecnici. Eccolo là. Sulle onde di Clockwork Groove, che è una band siciliana di jazz che ci suona al Texas Groove. Ho scelto questo brano perché lì c'erano tutti quelli presenti in studio, la band. Con un morto. Ti spiego. Il morto è la persona che è sul salotto, che si sta godendo la trasmissione. Ok, noi io pensavo, stravaccato. Ed è morto sul libro, perché lui scrive. Quindi lui legge, scrive. Morto di gioia, è morto del sonno. No, salutiamo. Ci sta seguendo. Un morto a mezza casa è tradizionale. In the middle of the house. Proprio, lui è presente in spirito. Adesso c'è il divano in carbonio aerodinamico. Sì, allora, Renato, che ne pensi della sigla? Ti è piaciuta? L'ha fatta lui. Gli deve piacere per forza. Ma sai, come molto volte diceva, sai, ma questo grafico non mi è piaciuto molto. Bravo, soprattutto l'evoluzione dalla scimmia Homo erectus fino all'uomo pedalans. Darwin. L'evoluzione porta alla bicicletta. Allora, scusa, chiediamo al nostro ospite, che ne pensi di questa sigla in cui l'uomo si alza e non si eleva. Ma si alza sui pedali. Si alza sui pedali. Perché ha sempre la paura che qualcosa sotto possa determinare fastidio. Quindi rimane lievitato per sicurezza, perché c'è una parte sacra tra l'osso sacro, no? Tra l'osso e il coccige che rimane intoccabile, perché pur essendo libero, laico, però comanda tutto il sistema. Quindi il ciclista lo tende a proteggere, e in effetti quando si alza sui pedali non è perché sta facendo qualcosa di importante a livello agonistico, ma ha capito che a breve qualcosa possa darle fastidio. Vogliamo fare una raccolta economica e dare scioccato. Un premio, un award. Un'interpretazione futuristica. Diamo un award il Monti, perché vedi la colpa è la nostra, perché noi abbiamo messo il nome della trasmissione Sport e non solo. Lui è per il non solo. Io sono il non solo, questo ciclismo ce lo stai facendo proprio pedalare proprio a tutti gli effetti, no? È molto piacevole comunque raccontare, soprattutto in questi anni, gli ultimi due. Ma come ci dissero la trasmissione, si fa così.
Noi passiamo al punto della situazione. Che cosa succede adesso nelle corse professionistiche? Stiamo correndo un po' tra il deserto sempre della penisola arabica e il sud dell'Europa. Sì. C'è stato il Tour del Dubai, il Tour del Qatar che si è disputato nei giorni scorsi. Sono dei tour poveri, no? Ovviamente. Questi erano per velocisti. Adesso c'è il Tour dell'Oman che già vede degli scalatori. Oggi c'è stata la seconda tappa con un bel secondo posto di Vincenzo Nibali dietro a Mossanagen. E lì ovviamente, Viri, quindi... Oman quando è bello, perché vedi i monti quando è bello, vedi Oman quando è bello. Vedo Omar quando è bello. Almeno c'è gioca col telefono. No, dei messaggi. Tra l'altro dei massaggi, perché ci vogliono i massaggi per noi. In questo momento lui è in tempo reale su tutto. Sì. Quando piove filmato. C'è un tempo... di merda. Non si dicono queste cose. Vabbè, dai. Censuriamo per favore. Allora, sì, quando piove c'è un tempo? Rale. Ah, ok. Ah, ecco. Complimenti. Allora devo lavorare sui sinonimi, dai. Allora, andiamo a Oman, che succede allora? Quindi Nibali in grande spolvero, ha già trovato una buona condizione, tiene bene le ruote dei primi in salita, adesso anche in lotta per la classifica, quindi rispetto agli anni passati è partito sicuramente con un'altra marcia e quindi si prevede che va anche. Sì, oltre. Sì, ma oggi abbiamo avuto anche altri corridori italiani, Pozzo Vivo, Rebellin, il sempre verde Rebellin, nei primi 5 classificati. Il vecchio della situazione. E il vecchio, 44 anni, e non ne vuole sapere di smettere. Poi in Portogallo, adesso poi dopo avremo un ospite che ci racconterà meglio, telefonico, c'è l'esordio anche... Lo annunciamo, il nostro amico Roberto Bettini, dei più grandi fotografi... Fotoreporter del ciclismo italiano e internazionale, quindi siamo onoratissimi anche oggi di averlo ospite, ci racconterà un po' il backstage di quello che è il mondo professionistico. Quindi l'abbiamo avuto altre volte noi. Sì, diciamo che Bettini è un fotografo di altissimo livello, Renato, diciamo, ha... Siamo stati a gomito sulle rive. Ha avuto modo di condividere con lui. Però nessuno riesce a farlo dimagrire. Infatti, vediamo se in Oman, magari lo mandiamo lì, e se si fa qualche scalata nelle montagne... No, ma non è uno stato fisiologico. O montagne. No, vabbè, ma il fatto di... Io, per esempio, come ho detto, racconto ciclismo, e io in infanzia non ho avuto né una bicicletta. Secondo te ha gli occhi? Sì. O sto dormendo? Ecco, bene. Però ripeto, io non ho mai guidato né una moto né una bici. No, stiamo facendo un selfie con i tuoi occhiali. e automaticamente mi ritrovo oggi a raccontare il ciclismo, no? Proprio del tempo reale. Davidson lo vedo. Cioè, ah, assolutamente, sì. Ma anche un Easy Rider, è bellissimo. Sì, sulla side, no? Accanto. Ma io credo che se le corse professionisti avessero anche lui come speaker, sicuramente il livello... Cioè, tu hai capito che... L'entusiasmo crescerebbe in maniera esponenziale. Abbiamo una nibalopatia, nibalomania. Me ne sono accorto. Quindi... Noi soffriamo per lui. Ma io sono Nibali dipendente. Io sono un tipo accollativo. A me ha entusiasmato Nibali negli ultimi 2 anni. Ti abbiamo dato il microfono giallo. Abbiamo ceduto il microfono giallo. Quando mi aveva detto qui c'è stato Nibali e io suono nel microfono, però poi mi ha detto che era la copertina del libro. La copertina del libro. Cioè, allora, però va bene ugualmente, perché sai il senso simbiotico, no? Il pensiero, no? Piace questa idea, piace. Ma noi speriamo sempre di averlo simbiotico, qui fra noi. La sensazione, sì. Tu crei simbiosi anche non solo con la mente, ma proprio col contatto, no? Con il pulviscolo della polvere che crea. E lui dice: qui c'è stato Nibali. Tu stai recitando. Beh, più o meno. Tu stai recitando. E Valerio, insomma, allora siamo in Oman, che succede quindi? In Oman, quindi diciamo è la prima corsa, il vero test di questo inizio stagione per chi sta cominciando a puntare alle corse più importanti che ci saranno poi in primavera. E quindi contestualmente all'Oman abbiamo la Volta al Garve in Portogallo e la Ruta del Sol, Volta Andalusia in Spagna. Si stanno correndo contemporaneamente queste tre corse. Oggi ha vinto Bennati la prima corsa dell'Andalusia. Buona. Quindi diciamo che la situazione sta cominciando a diventare più interessante. In Italia abbiamo avuto la prima gara, è stato il trofeo La Iguaglia, mm-hmm, che è stato vinto da Giovane sempre, Fedi. Sempre in Liguria, ovviamente. Sempre in Liguria. Tra l'altro sono... Dalla Saufista. Bravo, Fedi. Sì. Venezuela, molto legata all'Italia. Esatto, Fra l'altra squadra, che in questo momento conta 3 vittorie, che non fa parte comunque del gruppo dei team del Giro d'Italia, che è dove corre il siciliano neoprofessionista Pierpaolo Ficarra, hanno fatto una gran bella figura con Pierpaolo
Paolo X. Posso fargli Paolo X di posizione, amen. Complimenti e auguri. Perché Gian Pierpaolo, il Monti. Ogni decimo. Papa ha il suo territorio. Sì. No, ficare è promettente. Diciamo sì, sì, che, sì. Cioè... contano molto su questo ragazzo. Sì, sì, quindi c'è. Questi due team che in Venezuela, tra l'altro, lì vinsero 3 volte, no? E loro erano in preparazione. Oggi la squadra italiana vince in Italia con questo partnership venezuelano dove io sono nato, è giusto dirlo. Olè. E chiudiamo. Io adesso ti faccio una sorpresa. Sì. Prego la regia di prepararsi. Perché, e poi parleremo di un argomento molto scottante che non mi ha segnato, ma io lo so, perché dobbiamo parlare di un doping di famiglia, un doping mm-hmm. strano, un doping che va bene per una famiglia ma male per un'altra. Sì. Ne parlerà Valerio. Sta notizia strana di questa... Il caso Katiuscia. Visto. Beh, nel caso Katiuscia c'è ancora bloccato anche Gianpaolo Caruso, quindi sì, ne parleremo, ma ne parleremo dopo che noi ci saremmo, la nostra sigla cosa faceva? L'uomo lo faceva nascere e lo portava rialzandosi sui pedali. E allora noi andiamo in un altro sport che Italo Cucci lanciò nel tempo a un gruppo che si chiamava Stadio e si chiama tuttora Vincitori di Sanremo. Il brano si chiama Rialzo sui pedali, dedicato al Marco giallo, Pantani, al mitico giallo, Marco, al giallo, mitico Marco, al giallo. Che ne pensate di questo brano? Pelle d'oca. Sì. Vero? Molto intenso emozionante. Specialmente molto ben dopo suonato, 3 giorni la sua, il suo anniversario. E dopo la vittoria degli Stadi a Sanremo. Cioè, è stata una coincidenza. Ci sono delle coincidenze astrali mm-hmm. bestiali. Cioè mm-hmm, sì, il sì. quasi compleanno. Quando è fatto il compleanno? Allora, il compleanno è stato a gennaio, il compleanno di Marco. Invece il giorno 14 febbraio ricorre l'anniversario della morte. Sono 12 anni che è morto. E qualche giorno prima gli Stadi... La sera prima. La sera prima gli Stadi... trionfa la notte, anzi no, in realtà nella che notte, poi la, nella, no, notte. Nella notte, ma già era il 14 perché sì, era sì, certo. sì, no, assolutamente era l'uno. E mancano le ali di Pantani in un certo senso, sì. Le ali con e la leggerezza in bici, però poi c'è la parte dell'uomo e c'è la parte di una verità che è talmente difficile non da sapere ma da raccontare. Perché nessuno ha il coraggio di raccontare una verità che credo ci possa essere. Cioè, Paolo, abbiamo notato che si è commosso. Ovviamente. Sì, allora, due personaggi, abbiamo persi tanto. Io pensavo che David Bowie era immortale, ti dico la verità, parlando un po' di musica. Non me lo toccare, per favore. No, ma è sparito l'unico immortale che forse esisteva nel mondo reale. Quindi ecco, ti dico questo. A me due personaggi dello sport, ogni qualvolta vedo qualche immagine, mi fanno diventare umano. Ok, quindi viene fuori il sentimento che è nascosto in ognuno di noi. Sono Ayrton Senna e Marco Pantani. Per Marco Pantani mi viene la rabbia anche. Perché che è una storia che non è ancora finita. Non è finita, ma abbiamo visto una cosa che era talmente popolare che la sua solitudine lo scacciava. Cioè, ok? Cioè, era talmente voluto che riusciva la sua solitudine ad uccidere la popolarità. Questo è un... Volevo dirti, no. mi hai fatto fare una riflessione. Ci siamo accorti tutti che quando un artista comincia la via del tramonto, perché non viene più chiamato, per esempio, come nel cinema, non viene più chiamato dai registi, oppure se viene chiamato fa qualche parte così del vecchio, proprio per la sua stessa età, non più truccato, ma quello che è, comincia un declino psicologico che lo porta a isolarsi, a non farsi più cercare, cioè aumenta il gradiente della fuga, come lo chiamavi tu, no? Pantani forse era entrato in questo tunnel, no? Non credo, lo hanno fermato prima, per me avrebbe potuto dare ancora tanto, solo che... Ma non l'ha fermato la corsa, la gara, l'ha fermato qualche altra cosa. Esatto. L'ha fermato l'alcol, l'hanno fermato prima. Se è vero o non è vero, l'uso o l'abuso di qualche sostanza particolare, l'ha fermato magari la mancanza della socialità. Ma non credo che questo sia partito direttamente, cioè a pelle ho la sensazione che non sia partito da lui. C'è stato tutto una conseguenza di conseguenza di altre cose. Lui è stato escluso dal giro del 99 per quel controllo che e non l'ha mandato pare giù, sia stato alterato. Quel controllo anche pilotato. Ecco, esatto. Pilotato.
Questo è io prendo la responsabilità. Basta versare un po' del contenuto della provetta, quindi togli un po' di sangue, aumenta il numero di globuli bianchi e di conseguenza sale l'ematocrito. Anche gli orari. Perché tutti sapevano. Ecco. Gli orari per cui per me sei stato tu, ma anche perché lui si controllava. Per me è stato Renato, guarda, c'era proprio la faccia dell'Antipantani. No, sono tante cose strane perché tutti lì c'era quel periodo del tutti o nessuno, quindi l'omertà era per tutti e tutti sapevano la pratica. Per esempio, alle 3:30 di notte c'era il cardiofrequenzimetro e cominciava a suonare, e allora tu dici vai a quell'ora. E lo beccherai sul rulli, per sì, esempio. Sì, sì, esatto. Comunque smaltire. Tante piccole cose. Forse era un troppo campione. No, il branco, ecco, il branco a un certo punto non l'ha più tutelato. Ecco, esatto. Su questo sì, ma è la squadra. Ti riferisci al branco? Al branco dei ciclisti. No, al branco dell'oroscopo. No. Il branco non è branco, non è branco, ma è branco. Gemelli. Cercate di riconoscervi i genitori intanto, cioè quelle... Però ripeto, vabbè. Il branco lo aveva già pian piano isolato, perché forse in qualcosa lui era andato oltre. Esatto. La squadra, io posso dire di avere una testimonianza di Conti, che è venuto a Solarino, mi ha detto che abbiamo fatto di tutto per non farlo uscire, andavamo a fare i ritiri lontani, proprio per questo, per tutelarlo, perché lui aveva delle esigenze e noi lo abbiamo anche a volte, non dico picchiato, però insomma tenuto a bada in modo ben chiaro, perché gli volevamo un bene dell'anima. E se ci fai caso, tutti i suoi compagni, nessuno ad oggi rilascia testimonianze ben chiare, strutturate, piene di dettagli. Caro Monti, una domanda, tu che sei diciamo un expertise dell'ambiente, anzitutto come sei nato ciclista? Guarda, nato? Per un amico, lo sai che mi piace questa trasmissione, perché la vedranno anche su YouTube, per un amico che da 3 anni, sì, non c'è più, Santo Tavana. Dottor Santo Tavana, uno viscerale del ciclismo, credeva molto nei giovani, aveva creato una struttura di un collegamento con un team dei Neli da Friuli e aveva creato una struttura. Santo è morto in bici per la sua passione, perché si è fermato nelle montagne di Avola in provincia di Siracusa il suo cuore mentre era in passeggiata. Lui mi disse, già ho le gare dei giovani, che fa? Mi aiuti, mi dai una mano, sali sul palco, tanto a te non ti mancano le parole, in effetti è vero, questo è il mio vanto. E da lì nasce tutto, però poi il salto, vero salto, io ce l'ho grazie a un altro personaggio che tra virgolette nell'ambito amatoriale è conosciuto come il cannibale, che è Massimo Rubino, e lui mi chiama una sera a cena e mi dice, già devo far arrivare Mario Cipollini ad Avola e tu sarai la mia spalla. Bene, è successo questo. 2 volte, 3 volte Cipollini, ho coordinato tutto l'evento, anche quello di Ortigia l'anno scorso, la seconda è stato un grande spettacolo. Poi pian piano tutti gli organizzatori, quelli insomma più semplici, no? La gara a circuito, iniziano a individuarmi. Perché? Per un motivo, perché io sto in mezzo alla gente, sì. Mi tengo la gente, soprattutto gli anziani. Gli anziani sono appassionati di ciclismo. E perché guardi Renato? Perché lui è uno appassionato di ciclismo. No. E no, quindi noi no, viviamo comunque, di riflesso. Un sillogismo. Un sillogismo. Comunque. Sì, sì. E allora aspetta, fai finire, mi sta piacendo. Quindi in breve, gli anziani mi hanno sempre raccontato le storie della comunità, del paese, perché poi tu arrivi in un posto e non conosci, alle 6:30, 7 di mattina trovi i 5 vicchiaredi, che detto in siciliano, seduti nel sedile con la paletta, qui chisto di un nevene, perché è qui. Allora, ok. E da lì io ho sempre fatto, mi sono preso un caffè e mi sono seduto accanto a loro. Usando la dialettica, ma soprattutto il siciliano più semplice, ho estratto delle storie che poi diventano i miei racconti durante la gara. Ricordiamo che il nostro Monti è un grandissimo uomo da palco, presenta benissimo, è un uomo che riesce a dare la dimensione di quello che è lo spettacolo. Ecco, bravo, stavo dicendo, ha estratto lo spettacolo da quello che accade, sì. E i ciclisti oggi è un rock, definirlo speaker è riduttivo, è un bicycle rock, no? Oggi i ciclisti hanno tutti rock. Un nickname, giocano moltissimo. All'inizio non è stato facile, perché tu immagini un amatoriale, quelli dei veterani, no? Che è doppiato 3 giri e io li faccio mettere passeggiando in bicicletta.
Ne conosco veterani, sentendo di scincavolare. Oggi è uno spettacolo perché loro sono i miei complici, sono i primi a stare dentro. Io poi seguo la gara dentro il percorso, certo. Mi creo tre postazioni, sì. E quindi me li richiamo. Quindi mountain bike, gran fondo, ciclocross, e le classiche gare stracittadine, ecco, soprattutto le classiche delle grandi feste popolari, tipo la Sant'Agata, la Santa Venera, la Sant'Anna, cioè queste notturne classiche legate alle feste dei patroni hanno un richiamo passionale. È enorme. Allora, dove ci sono santi c'è lui. Sì. Invece l'altra domanda è molto più sottile, stiamo attenti perché vorrei anche il parere di Valerio. Pantani faceva cassetta. Ora, se noi andiamo a esaminare la parte economica di una gara, se io azienda, se io team, se io squadra, ho un campione che mi fa cassetta, io me lo devo proteggere, curare, soprattutto controllare e tenere sempre in una forma di pronto per la gara, quindi una forma atletica abbastanza alta, in modo che mi possa permettere di essere nel circuito economico e quindi guadagnare. Pantani è stato mollato anche da un punto di vista economico, non faceva, certo, più cassetta. È un prodotto che non è stato più venduto, in poche parole. Allora, vuoi rispondere tu? Sì, allora il ciclismo, diciamo che in questi ultimi anni è molto andato in questa direzione che hai appena detto tu, perché se vediamo i campioni di adesso c'è tutto un sistema di marketing dietro che all'epoca di Pantani era molto più sfumato, diciamo ancora embrionale. Adesso invece è tutto programmato, l'immagine, il prodotto che il ciclista usa, dal casco all'occhiale alla telecamerina, perché dietro il mercato si è ingrandito molto di più. Quindi c'è l'azienda che produce la bicicletta, c'è l'azienda che fa le divise, ci sono tutti gli sponsor, quindi è una macchina da soldi. E allora cosa succede con Pantani? Nel caso di Pantani è stato veramente scaricato. Non era più un prodotto vendibile. Non era un prodotto vendibile. Non faceva più soldi. Non faceva più. Stop. Ma secondo voi è così? Io credo di sì. Io credo di sì per un motivo. È questa. Perché, non, come detto prima, un soggetto del genere deve essere protetto in modo viscerale. E non ci sono più riusciti perché non c'è stata nemmeno la volontà del soggetto diretto alla partecipazione della fiducia. Perché qui sono due fattori. Danni economici, d'immagine, di rapporto fra persone, fiducia. Non ci sono riusciti. Hanno magari individuato degli altri soggetti come i compagni di squadra a provare a recuperare la salute mentale dell'uomo, lo stato dell'uomo, e anche lì non ci sono riusciti. Non era più, era solo un danno. Un peso. Sì. Ma lui si era, diciamo, come ha scritto Turi in un bellissimo pezzo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa anche nella nostra pagina Facebook, adesso vogliamo anche promuovere con gli ascoltatori. Che è bello il titolo. È il titolo, mi è piaciuto, è il titolo della il trasmissione titolo. Dove approfondiamo tutti gli proprio argomenti. Bello. Mi è piaciuto. Per ulteriori, diciamo, curiosità interagiamo. Il nostro salotto ti piace, lo sto salotto a due ruote? Sì. A me è piaciuto moltissimo il messaggio, il soggetto che avete creato. Tant'è che io, non sapendo ancora che dovevo essere qui in trasmissione, ho messo... Allora che diventa una trasmissione, allora io i miei contenuti, certo, con lui, non li posso mettere. Perché sai, bene o male, lavori di ciclismo, sei dentro i gruppi, significa che tu hai bisogno di me e io scambio con te. Lo scopo è quello, cercare, ecco, di fare crescere un po' tutto ciò che ruota intorno al ciclismo. Quindi per concludere, quello, sì, che disse, ecco, Turi, Pantani cercò di prendere il toro per le corna, invece di passare la squalifica come hanno fatto altri suoi colleghi e poi ricominciare a correre, invece lui si è messo contro quelli che in pratica l'avevano tradito e il toro poi alla fine l'ha infilzato. Questo è quello che, beh, che è successo. Serio al Faceto, se noi un domani veniamo a sapere che il nostro fotoreporter per eccellenza, che Don Renato Garbin, non riesce più a fare le fotografie, non riesce più a fare le interviste, i filmati, mm-hmm, e quindi si mette da parte, si scarica, come pensi che possiamo sopprimerlo? Io lo so. Allora, come sopprimerlo? Ci sono tantissimi modi. Cioè io non lo conosco, quindi non so qual è il suo stato di deturpazione. L'altro giorno è comparsa sulla pagina una foto con una sacca di Jack Daniels. Ecco. Quindi sei uno secco, uno che ti piace Jack. Una auto alcol trasfusione. Ah, ecco, no, non lo sapevo. Quindi tu appartieni a quelli che stanno lì a guardare il tramonto. E non basta. Tu, è il turaccio. Prima o poi un zetto.
Se non basta, mi doperò anche la bicicletta, perché ho già previsto tramite Lelli, che lui è un esperto, sì? un surrogato di Harley Davidson dentro nel motorino. Un po' rumoroso, però funziona. Altro che ronzio. Dei campioni di tennis, lui quando virerà dal ciclismo e andrà verso il tennis, allora sappiamo che sta andando via. Perché lui avrà davanti una Tuborg. Sì, esatto. Campione Borg. Esatto. Vabbè, ma un po' tutti, ognuno ha il suo modo di magari un attimo pensare al dopo, ma come fai a pensare al dopo se alla fine non hai la certezza? Quindi è un fattore fisiologico. L'obiettivo è far risalire Renato in sella, non solo, e farlo partecipare a una gran fonda. Fisiologico, quello, ma dalla regia... Quello sarebbe proprio il massimo. No. Dalla regia ci fanno dei segni indiani che dobbiamo andare in pubblicità? No. Sì? Musica. Ecco un'altra bellissima. Ascolta, il cartellone. Scusa, non c'hai il gobbo di Notre Dame qui con sì, c'ha due gobbi. Un'alternativa era una cosa nascosta. Il suggeritore che viene fuori. Oh, no, l'avevo. È colpa mia. L'avevo anche scritta. Praticamente, siccome lui deve dimagrire, perché siamo rimasti che lui entro l'anno deve dimagrire. Allora cosa abbiamo messo? Una fatica. Quindi, qual è la fatica per il ciclista? Andare in salita. Esatto, sì. Benissimo. E allora questa salita a chi la facciamo fare? Ai nomadi. Madonna. E lui deve fare il servizio fotografico. Questa è bellissima. Vediamoci i nomadi. Dimmi cos'è, non ridere, qui siamo seri. No, guardavo lui, ma non perché lui mi sta facendo ridere, è questa cosa, questi occhiali hanno creato. Adesso tu ti puoi specchiare. Sì, vedo, mi posso vedere. Giusto, in questo salotto, la trasmissione. In questo salotto a due ruote, ovviamente, bisogna vedere le ruote dove stanno, comunque. Gli occhiali sembrano una bicicletta. Giusto, quindi, il ciclismo si vede meglio. È una serata che mi specchiavo io. Sì, cioè, grande Monti, mi specchiavo nelle onde delle montagne. No, ma gli sta alla grande. Sembra uscito da Pulp Fiction, dicevo. Sì, sì, assolutamente. Sì. No, è perfetto. Grandioso. Sì, però noi, vedi, a casa non ti riconosceranno. Facciamo ciclismo, parliamo dei campioni, parliamo di Pantani, dei nomadi, degli stadio. Ma adesso parliamo con un amico nostro che ci sta ascoltando. Dice, ma io quando intervengo, ci sei Roberto Bettini? Pensavo, esatto, mi avete messo in panchina. Allora, il discorso è uno solo, caro Roberto. O vieni subito con la bicicletta e fai le fotografie a noi. Bravo. O se no sta panchina ti durerà tutto il tempo della trasmissione. Perché, come si dice in gergo, il mister non ti vede. Ciao Roberto. Prendo una bella barca e arrivo subito. È un po' lontano da qua. Dove ti abbiamo trovato? Sono a Albufera, dal Vuelta al Garve, la prima tappa oggi qui sotto un bel sole abbastanza caldo. Vinta da Kittel, se non sbaglio. La vinta da Kittel, sì, giù di involata, su Greipel, era una cosa abbastanza scontata. Il Contador ha finito la sua prima tappa, bello felice, Fabio Auro anche lui è stato tutto il giorno tranquillo, quindi vediamo domani quando ci sarà la prima tappa in salita cosa succederà. Oggi le insidie erano rappresentate alle cadute, credo, nel finale ci sono state alcune cadute. Sì, ci sono state un po' di cadute perché chiaramente c'è un po' di vento, nel Garve c'è sempre un po' di vento e erano un po' tutti un po' così tesi forse, però... O magari ancora qualcuno non sa stare nel gruppo dei professionisti. C'è anche qualche squadra di qui che effettivamente non è che abbia fatto molte gare. Questo purtroppo succede, come è successo a Dubai o San Luis in Argentina, sempre un po' dei corridori che non corrono sempre con i grandi campioni si trovano una pina. A proposito di San Luis, abbiamo saputo che Malori è tornato in Europa, in Spagna adesso, quindi sta meglio. Sì, guarda, ci ha lasciato tutti molto preoccupati perché insomma vedere una cosa così, un amico di tutti e non si sapeva bene cosa potesse essere successo, come peraltro ancora penso adesso. Insomma, non si capisce perché è caduto, se ha preso un'irregolarità all'asfalto oppure se ha avuto un piccolo mancamento. Guarda, io ero lì, ero appena passato, grosse irregolarità sull'asfalto non ce n'erano, voglio dire, non c'erano delle buche così importanti da poter prevedere una caduta, quindi ma non si sa bene. Non possiamo pensare anche a un errore meccanico, no?
cioè un qualcosa che possa ma accadere. L'idea quasi che gli fosse scivolata la mano e quindi abbia perso contatto. Mm. Purtroppo delle volte quando si lascia le mani così al volo e poi prendi magari un sassolino e ti scivola via, sembra una cosa un po' impensabile, però può succedere anche perdi completamente il controllo della bici. Sì, esatto. Esatto. Vabbè, comunque l'importante è che adesso stia bene. Senti Roberto, noi pensavamo che il nostro campione per eccellenza delle fotografie nelle corse era Renato Garbin. Ora che ci sei tu, Renato non sta dicendo neanche una parola. Sì, infatti, cioè, ha una paura pazzesca. No, cioè, non si può vedere, poi magari lo vedrai. Stiamo un po' vedendo di adriatico, un po' di cose insieme ne abbiamo fatto. Sì, nel frattempo vediamo un po' di foto con un attimo, con una bella moto. Non capivo dove. Lui mi diceva, mi sentite? Devo dire, sì, scendo un attimo, non ho capito dove, è sceso un po' più giù, insomma, del di Varese, insomma. Sì, sì, infatti. Diciamo qualche chilometro più giù. Sì, perché ha detto così almeno mi faccio le foto e non mi vedono. Roberto, non so se tu ci stai vedendo, ma noi stiamo vedendo le tue foto bellissime, tra l'altro. Tu hai una bellissima moto, ovviamente, bianca, che... E qui sei qui, cioè, mentre prima era Dubai, insomma, era Dubai. Ci sono anche foto con il nostro amico Stefano Bertolotti. Ah, grande Stefano. Sì, sì. Ho saccheggiato un po' il tuo Facebook, quindi. Bene. È vero che ti chiamano Mr. Click? Mi chiamavano, dai. Diciamo che all'inizio mi chiamavano così, adesso qualcuno ogni tanto mi sento richiamare così, mi chiede chi è, questo lo conosco da troppo tempo. Però dai. Raccontaci perché. Vabbè. Perché chiaramente era all'inizio, quando c'era il Palazzo dello Sport a Milano, prima che cadesse io ero sempre là in tutte le riunioni in pista e continuavo a scattare tutto, poi ogni tanto succedeva nelle cadute, io ero sempre là e mi dice fai il click, è partito così e dopo per un po' di anni mi hanno chiamato così. E quanti sono adesso i click che hai fatto nella tua vita di fotoreporter? Ah, contali. Ma 12.414.222. No, non ci credo, hai il contatore dei click. No. Ci mancano gli ultimi 22. L'ultimo 22 cioè, hai il contatore dei click? No, dai. Senti, stai in moto? Stai in moto? Dietro o vai a cercare comunque il contatto anche con quello che può essere il momento drammatico di un click? No, allora normalmente non si spera mai di trovare una cosa drammatica, diciamo che come in tutti gli sport le cose che possono succedere o drammatico oppure in situazioni più pericolose o più diverse è chiaro che sono quelle che attirano sempre, tipo non so, fai le strade bianche, lo sterrato, la rube, il pavé, dove piove magari cerchi qualche posto scivoloso, ma non per attendere una caduta secondo me, ma proprio per scattare una foto diversa da quelle che poi sono normalmente nella normalità delle gare. Roberto, sempre Enzo Stroscio che ti chiede una cosa importante: qual è il peso ottimale di un fotoreporter per fare una bellissima gara? La domanda ha un suo perché che ti spiegheremo fra breve. tanto lui lo sa. Facciamo così, diciamo allora, facciamo 80 kg compreso le macchine. Compreso le macchine. Sono fuori. Allora Renato è fuori. Leggermente oversize. Renato è la macchina. Renato è una macchina. Così almeno. Stiamo cercando disperatamente di fargli partecipare a una gara per farlo dimagrire, ma non so che no, Renato ha il teleobiettivo sotto il giubbotto direttamente. No, che... secondo me è perché ho letto che siccome è diventato un fotografo di peso e quindi sì, deve dare, insomma, non può... Insomma, lasciare un po' tutti così, insomma, deve mantenere questo peso. Andiamo su, vai, tu avevi qualche domanda? Sì, volevo chiedere a Roberto, le tappe di alta montagna in mezzo alla neve, che emozioni ti dà fotografare i corridori in quelle situazioni, magari durante anche la nevicata? Cioè, sì, guarda, quelli lì l'anno scorso, 2 anni fa, è successo parecchie volte anche con Vincenzo quando ha vinto la tappa delle Tre Valli. Il giro del 2013, sì, la tappa del Lavaredo, che è iniziato a nevicare nel finale. È chiaro che in quel momento lì te pensi a fare delle belle foto perché sai che sono momenti abbastanza unici, quindi sono quelli che poi rimangono. Sono le foto che entrano nella leggenda del ciclismo. Esatto, sì, esatto, sì. Anche perché a parte gli ultimi 2 anni, io mi ricordo che le altre foto nella neve le avevo fatte nel Gavi nell'88, quindi immaginati quanto tempo è passato. Accidenti. Quindi aver trovato delle cose con dei campioni come Vincenzo, che tra l'altro oggi è un bel secondo posto. Oggi abbiamo saputo, bella tappa.
E quindi niente, è chiaro che ti sei pronto, cerchi di scattare il più possibile belle foto, anche perché con le mani congelate non è che ne puoi fare tante. E beh, certo. Noi facciamo così, dobbiamo congedarci da Roberto con due promesse. Sì. Uno, che manderemo Renato a scattaballare nel tuo Facebook per prendere le più belle foto che fai ultimamente e farle vedere. E l'altra è la promessa, o in qualche qual modo, che se sarai da queste parti ci verrai a trovare e sarai qui con noi. Sicuramente. In un'altra puntata. Sicuramente. Aspettatemi. Va bene. E poi ti richiameremo lo stesso, Roberto, e sarai con noi in una prossima trasmissione. Ok. Volete, ci siamo sempre. Ciao Roberto. Grazie, ciao Roberto. Ciao. A presto. È stata una bellissima kermesse quello parlare con Roberto. La percezione è che vive il momento in tempo reale. Delle foto, bellissime sono entrate nella storia del ciclismo. Sì, perché ha fatto anche un libro. Ha fatto un libro, infatti, Renato. Ha fatto un libro con le sue immagini più belle. Di far vedere il libro di Roberto alla prima occasione. Giustamente abbiamo mandato via, ma stavo per chiedere di quante volte hai fatto la foto ai corridori mentre si fermano al lato della strada e fanno pipì. Io stavo per chiedere, questa è una domanda da $1,000,000. No, io stavo per chiedergli quante volte, perché è una cosa naturale, fisiologica. Sì, stavo per chiedere quando sei lì a fare le foto che stanno sbucando dalla curva e poi tirano fuori il cosino, esatto, mentre passano così, no? Esatto, c'ho le fotografe appresso che ridono con gli ombrelli davanti anche. Che ridono. Io volevo chiedere invece a Renato quante volte si è fermato a fare le foto nelle gare femminili. Comunque la nostra regia è pronta per farci sentire le ultime note su cui noi andremo a chiacchierare sull'effetto di questo problema Katiuscia. Sì, c'è stato il caso Katiuscia nei scorsi giorni, è stato dichiarato che la Katiuscia potrà continuare a correre anche se c'erano state le positività di due corridori, in primis quella di Luca Paolini, positivo alla cocaina, è stato escluso dal Tour de France. Allora è stata trovata una soluzione un po' strana, perché la squalifica di Paolini vale per il singolo corridore, ma sommata a quella di un altro corridore la Katiuscia non vale più, e quindi la Katiuscia può continuare a correre. Paolini aveva reso delle dichiarazioni nei scorsi mesi dicendo che la prendeva per uso suo perché soffriva di insonnia, e poi era diventato in certo qual modo dipendente. Nella vita succedono anche queste cose. Quindi hanno deciso di continuare a fare correre la Katiuscia andando un po' contro quello che era il regolamento. Quindi siamo ne parleremo è uno spunto interessante per la prossima trasmissione. Stiamo correndo per chiudere. Adesso mandiamo un contributo simpaticissimo che la nostra regia ha preparato. Eccolo lì, arriva. Oh mamma, che commentiamolo. Che eccolo, eccolo. Questo? Dunque, Gran Fondo Pantalica di 2 anni fa. Usciamo da Palazzolo per prendere le discese che ci porta a Buscemi. A un certo punto spunta lui, Zampa, perché poi c'è la storia del cane, che si accoda prima al gruppo. Ha corso per 4 chilometri e poi supera il gruppo. Sta per oltre un chilometro davanti al gruppo con la media di 40 km orari. Ti dico, è stata scioccante, perché quando mi hanno detto occhio, stai attento, sta venendo fuori, me lo dicevano, noi eravamo in diretta, però io lo commentavo da studio, quando abbiamo visto lui uscire in quel come modo. Si chiama il cane? Il cane si chiama Zampa, è un microchippato. Un randaggio microchippato con il comune di Palazzolo. Io poi in un secondo tempo sono andato a cercare il cane, perché questo video è diventato virale. Bellissimo. Oltre 2,5 milioni di visualizzazioni, ma la cosa assurda è che sabato me lo sono trovato su un portale spagnolo, che io l'ho condiviso il sabato pomeriggio, che aveva 75.000 visualizzazioni, sono andato a vederlo ieri, ha superato i 245.000, ha spopolato nel mondo, noi siamo passati 4 volte da Striscia la Notizia come video più cliccato, più cercato e più commentato e condiviso. Quindi, insomma, lui mi ha dato molto da questo. Io sono andato. Ma che maglia gli dobbiamo dare? Ma no, Zampa è stato contattato da alcune formazioni. Io credo Tour, no, aspetta, è stato fra i commenti del portale spagnolo viene fuori: questo si allena con Bolt. Ma cioè, vedere questa velocità, 40 km orari, ma la felicità dell'animale, la soddisfazione, la difficoltà ecco, vedi, qui siamo in una corsa amatoriale, però una volta sull'Etna un cane per 10 km ci è venuto dietro, l'ho ribattezzato lo scalacane. Ci sono questi cani che hanno queste doti eccezionali, vanno molto meglio di tanti che trovi i cani che ti corre. Quando ti trovi i cavalli che ti vengono qua,
ecco, questa è la problematica. È di fatto che non tutti i cani corrono per correre, ci sono i cani che mirano al ciclista ad azzannarlo, e lì è un problema. Ai garetti, ecco, è un problema. È successo alla Mediofondo di Vittoria, che a un certo punto, a metà gara, da una cancellata è uscito un pitbull. Mamma mia. Che diciamo è andato appresso i corridori. Poi l'ho trovato due corridori, ho detto: già, che paura, che panico. E vedevo dei peletti sul manubrio. Ho detto: ma che è sta cosa? Cioè, no, sono i peli del cane che ci ha azzannato. Ma come? Prima che abbatte il tavolo. No, scusami, incontenibile. Renato Garbin, Valerio Capsoni, Giampaolo Montineri, il Monti Voice del ciclismo amatoriale. Adesso possiamo dire tranquillamente. Alla prossima trasmissione di ciclismo. Un concerto su due ruote.